Hotel America, 4 America, Henry Alpha, 4 Alpha, contact. CQ contact, Hotel Alpha, 4 Alpha, Henry Alpha, 4 Alpha. Hotel America, 4 America, Henry Alpha, 4 Alpha, contact. Yankee Ocean 8, Victor Echo Tango, 59 Florida Echo. Thank you. Good luck. QRZ. Henry Alpha 4 Alpha. Iszolom O6 Olga Béla Károly. Köszi 59 Ferenc elemér. Köszönöm. Szia. QRZ. Hotel Alpha 4 Alpha. Kárez BGG 59 Ferenc elemér. Köszönöm, szia, QRZ, Hotel Alpha 4 Alpha. Hotel Alpha 4 Alpha, Henry Alpha 4 Alpha, contest. CQ contest, Hotel Alpha 4 Alpha, Henry Alpha 4 Alpha, contest. CQ contest, Hotel Alpha 4 Alpha, Hotel Alpha 4 Alpha. Hotel America, 4 America, Honolulu, America, 4 America, contest. Hotel America, 4 America, Henry Alpha, 4 Alpha, contest. CQ contest, Hotel Alpha, 4 Alpha, Henry Alpha, 4 Alpha. Honolulu, America, 4 America, Henry, America, 4 America, contest. Hotel Alpha 4 Alpha, Henry Alpha 4 Alpha, contest. The Alpha Center. Italia Tango 9, India Sierra Alpha, buon pomeriggio, 5-9. Grazie, ciao, QRZ. CQ40, Italia, Italia 2. Whisky, Whisky Alpha, India, India 2, Whisky, Whisky Alpha, CQ40. CQ40, Italia, Italia 2, Whisky, Whisky Alpha, India, India 2, Whisky, Whisky Alpha, CQ40. CQ40, Italy, Italy 2, Whisky, Whisky Alpha, Italy, Italy 2, Whisky, Whisky Alpha, QRZ. CQ40, Italia, Italia 2, Whisky, Whisky Alpha, India, India 2, Whisky, Whisky Alpha, chiama, Italia, Italia 2, Whisky, Whisky Alpha, ascolta. CQ40, Italia, Italia 2, Whisky, Whisky Alpha, India, India 2, Whisky, Whisky Alpha, CQ40. CQ40, Italia, Italia 2, Whisky, Whisky Alpha, Italia, Italia 2, Whisky, Whisky Alpha, chiama, ascolta. CQ40, India, India 2, Whisky, Whisky Alpha, India, India 2, Whisky, Whisky Alpha, chiama, ascolta. CQ40, Italia, Italia 2, Whisky, Whisky Alpha, India, India 2, Whisky, Whisky Alpha, CQ40. Sta abbastanza freddo, nel cielo è terzo, è sereno, limpido, non c'è una nuvola, molto bello, però insomma un po' di bisogno. Se ne stanno molto persi, perché la percezione del freddo è abbastanza elevata. Bene, nient'altro da aggiungere, ok per lo schema, mandamelo via WhatsApp o via email, come preferisci tu, e poi ti guarderò e ti ringrazio anticipatamente. E non, diciamo così, non ho particolari novità da aggiungere.
così a quelle che, delle quali ho già parlato l'ultima volta, e quindi è stata una settimana un po' di impegni burocratici che mi hanno portato fuori casa, per cui roba di amministrazione, roba di successione per mia moglie, di pagamenti da fare alle poste, file interminabili e così via. Vabbè, adesso speriamo di avere fatto tutto, ricordatevi di pagare i 5 euro per la concessione governativa e il rinnovo per l'anno in corso, nel frattempo fino al 31 gennaio. Tutto qui, nient'altro da aggiungere, il microfono lo passo a Giorgio, con piacere di averlo sentito e di ascoltarlo ancora. A te, K1 Oscar Oscar Golf, per Whisky 4 BNT, Italia 4 ACO. Sì, ciao Maurizio, mai sentito, mi fa piacere risentirti dopo un po', anch'io, i miei problemi. Un po' che sabato scorso non si poteva perché c'era traffico Conte, poi lunedì, quindi non mi volevi, non sentissi. Sì, un po', si fosse di con Gianni, poi mercoledì no, perché sì, non potevo Gianni. Bene, e per quanto riguarda la temperatura qui, anche qui a volte fa 6 gradi il mattino, così magari 4, 5, però c'è un'aria che si spiccica, che si taglia di odore, che la senti questa aria, pure la temperatura non è tutto bene, però è un freddo caldo, è necessario che ti entra di odore. Allora, ieri mattina eravamo a 0 gradi, che cavolo. Quando sono andato a fare le commissioni, si ciccava. Allora, ma è un clima secco, quindi si comporta abbastanza bene. Se vedevi, appunto io mi sono fatto una settimana di tra tosse, tra freddore, mamma mia. E non mi è mica ancora passato, però sono stato 2-3 giorni con la febbre. A 37,1, 37,2, quella era febbre. Che io come arrivare faccio qualche linea sono già capo, ma comunque lei è proprio andato 38, no? 37 e 1 e 2, poi piano piano adesso di nuovo 35, 36, qualcosa di normale, però ogni tanto mi attivano degli accessi di tosse e di soffiamento di naso che sembra che abbia chissà, accumulato chissà cosa, cazzo, allora, va bene. E per quanto riguarda l'alimentatore, cos'è il switching? Ma non credo, sarà classico alimentatore come trasformatore e ponte di Gress, eccetera, eccetera. Vabbè. Il micro a te Gianni, Maurizio mi arrivi nell'ordine del 7, 6, 7, uscì lì attorno, comprensibilissimo. Spero di arrivarci altrettanto e Gianni domina, non si può prendere Gianni come paragone, Gianni è il cucucuccio, domina tutte le valli qua. A te Gianni, un altro caso BNT K1 Oscar Oscar. Sì, ok, W4 BNT ritornando al 100% per tutti. No, beh, io qui sì, i valori sono più o meno sul 9, però c'è un po' di QSB. Nei momenti si abbassa un po' anche la modulazione, sembra quasi che uno si allontani un pelino dal microfono, intorno al 7-8, poi dopo si torna su a 9, per cui è così oggi, è un po' ballerino, però non ho mai avuto problemi di comprensibilità, anche perché poi ho un rumore più alto oggi, non so per quale motivo, oltre il 6, di solito ce l'ho più basso. Direi quasi, nei momenti arriva quasi a 7, però sì, nei momenti che le modulazioni scendono un po', c'è l'attimo di buco della propagazione, sento leggermente più il rumore, sento un po' anche il rumore del sottofondo, insomma, in poche parole. Bene, al 100% per tutto, bene. No, ma l'alimentatore, Giorgio, è un alimentatore stupidissimo, pensa è un ampere, per cui solo che ne ho da trentina, allora quando è arrivato, è venuto a trovare Maurizio, gliel'ho pioppato, hai capito? Perché non so cosa farmene, ecco, tutto lì, perché ne ho
poi dopo ne ho smontato un'altra roba e ne ho tirati fuori degli altri, sono di un'altra marca, ma porca miseria il telefono. A te Maurizio, il microfono che intanto rispondo al telefono, ok? 1P4 BNT. Sì, perfetto, ora la frequenza comincia a esserci un pochino più, diciamo, piena, sui fianchi sia sopra che sotto ci sono delle stazioni che spazzerano un pochino e si avvicinano molto a questa frequenza. Io spero che tu, Giorgio, mi stia ascoltando, la potenza qui sono 100 watt, quindi lo spingo sicuramente con il lineare perché per le nostre chiacchiere penso che sia sufficiente, ma eventualmente dovesse peggiorare la situazione accendo il lineare per aumentare di un punto o poco più il mio segnale. Va bene, nient'altro da dire per Gianni, per gli alimentatori. Ah, io ho visto, ne ha una caterva, tutti ricavati mi sembra da impianti, ex impianti d'allarme. E penso che alimentassero, non lo so se alimentavano il circuito d'allarme, facevano anche da ricarica della batteria tampone, probabilmente avevano anche quella funzione lì. Me ne ha dato uno, solo che essendosi in montagna è rimasto in montagna, non me lo sono portato giù. Perché anch'io qui ne ho di alimentatori un bel po' e quindi no, non ritenevo opportuno portarlo giù, quindi eventualmente le modifiche le farò poi quando tornerò giù in montagna prossima estate, insomma, quindi avrò giorno dopo giorno che non saprò cosa fare, quindi mi metterò a fare le modifiche che ha suggerito Gianni, che mi suggerirà Gianni. Bene Giorgio, ok, ma per la forma di raffreddore che tu dici è fastidioso, ho sentito il telegiornale oggi a Luna e dicevano appunto che c'è una forma di raffreddore che può durare anche 2-3 settimane, è una forma virale, meno aggressiva, però continua continua la lacrimazione, continua il naso che emette un po' di muco abbastanza frequentemente e colpi di tosse che possono durare anche da 2-3 settimane. È una forma meno aggressiva, però insomma è abbastanza fastidiosa perché prima di combattere quel virus ci vuole un po' più di tempo. Tutto qua, quindi probabilmente sono forme che si riescono purtroppo a prendere quando si va nelle zone chiuse dove c'è molta gente, basta uno starnuto che può trasmettere questo virus a una rosa di persone lì attorno. E avendo fatto delle file agli istituti bancari e alle varie poste, ai vari uffici postali per i pagamenti del mese di gennaio, diciamo che prende con facilità questa forma virale. Ma non è niente di, diciamo così, tragico, è solo fastidiosa perché dura più del solito raffreddore che in genere in 4-5 giorni te lo scavi, queste invece ci vogliono più giorni, dai 10 ai 20 giorni per sciogliersela di dopo. Vabbè, nient'altro da aggiungere, speriamo che Gianni sia tornato in frequenza, altrimenti poi lo sentiremo nel prossimo passaggio. Ti passo il microfono, ti ascolto con piacere e quindi continuiamo un po' a rimbalzarti l'un l'altro, poi al cambio lo passerai a Gianni, se non c'è lui riprenderò io. Avanti K1 Oscar Oscar Golf, Italia 4 a Gio. Secure, Italy 3, Whiskey, Alpha, Worldwide, Award, chi è that? Hotel Alpha 2, Papa, Whiskey, Romeo.
Roger, Hotel Alpha 2, Papa Whiskey Romeo, 59, thank you. Grazie, ciao. Italy, Italy 3, Whiskey, American. Delta, 24, Whiskey, Papa. Radio Papa again, please. Delta, 21, Whiskey, Papa. Juliet 1, Romeo, Papa, 59. 59, thank you, 73, Italy, Italy 3, Whiskey, Whiskey, America. Izita 1, Eco Sierra Hotel. Eco Sierra Hotel, Italia Zelanda 1, buon pomeriggio, 59. 59 anche per te, ciao. Ciao, 73, Chiesa. Whiskey Tango Bravo, Sierra Quebec 1, Whiskey Tango Bravo, 59. Thank you, 73, Chiesa. Italy, Italy 3, Whiskey, Whiskey, America. Italia 2, ancora Torino. Hotel Delta Echo. Hotel Delta Echo, di che? Italia, Norvegia 3, Hotel Delta Echo, 59. Italia, Norvegia 3, Hotel Delta Echo, buon pomeriggio, 59. Grazie infinite, 73, chiusa. Italia 2, ancora Torino. Ancora Torino, Italia 2, buon pomeriggio, 59. Ok, ciao, ben risentito, 59 anche per te, ciao. Ciao, un abbraccione. Italy, Italy 3, Whiskey, Whiskey, America. India, India 3, Whiskey, Whiskey, Alpha, Worldwide Hour, chiusa. Italy, Italy 3, Whiskey, Whiskey, America. Si fa la neve, si sta in alta montagna, non so quanti metri sta, io sto a 307 metri sul livello del mare, su Lambè. 307 metri sul livello del mare misurati con la canna metrica, sai quella che si usava una volta, lo sai, un tempo la chiamavano i geometri, l'ingegnere chiamava la canna metrica, lo sai. A te Vittorio, K0 GMT, Y6MQC. No, io sto al livello del Tevere, Bommetti, tutti quanti dicono che sto alto, sto a 100 metri. Tu pensa che io per vivere qui e da dove sto. Ciao Claudio, ci sentiamo quando vuoi, quando ti pare. Qui a disposizione che passerò giù, c'è mai che tango per i treni. Tu pensa, io l'ho misurato col mezzo. Però comunque 300 passi metri è bello, ci ho caricato qui a 3 km dietro le mie spalle perché io guardo verso Roma, ci ho caricato che sono, mi pare 4,50 4,70, non mi ricordo più o meno i metri, ma sono intorno ai 400. E beh, bel paesino, c'è una bella aria, molto molto meglio che qualsiasi pianura, chiamiamolo, via anche a 90 metri. Attenzione però, che ci vuole pure qualche cosa che funziona bene, a te Lamberto. Sì, ok. Bene, saluto Paolo, saluto Claudio, non scappa di tutto, io poi tra un po' ci sono il computer, poi non più un pochettino da fare. Che questa cazzo delle società nuove dell'acqua è un casino, mamma mia. Stanno arrivando tutte bollette sbagliate, tocca rimandargli la lettura, ma porca miseriaccia la ragazzi. Che condanna che sto sindaco, Dio caro, e chi l'ha votato? E vabbè, che vogliamo fare? Questa è la storia. E le cavalline, non ci pensare le cavalline, quelle fanno una zampe per aria, tanto tocca una zampe per aria come conigli, Ah, sì, ma sono pericolose, guarda. Beh, le cavalline, sono un po' pericolose, però anche i cavalli sono pericolosi, se non... Ma quelli lì, sa...
Tra cavalline, cavalli, tu le devi addomesticare. Se tu salti sopra un cavallo che non... Tu guardi un cavallo e gli salti sopra, ma quello si butta giù subito, lo devi accarezzare, gli devi dire le cose all'orecchio, lo sai com'è? E devi stare vicino, lo accarezzi, lo accarezzi, poi gli salti sopra, capito com'è? E la storia del cavallo... Tu l'ambesta, quello funziona da tutti i punti di vista, sai com'è? Con i cavalli, con i cavalli, con le cavalline, sempre così funziona, la tecnica è sempre quella, eh? Oh, ci c'è rimasto qua, oh, ci c'è rimasto Paolo? Ci c'è rimasto Paolo oppure no, Paolo forse che stava facendo qualche cosa che stava a distanza, forse io l'ambesta di storia, ma lo da lunga. Allora, Vittorio, a te. Sì, niente un attimo, posso, Vittorio? Mi accorgo, io prego. Ti volevo dire, sì, sono rimasto un po' male, ho acceso quell'antennina con tanta cosa, poi l'ambesto si sentiva un pochino rispetto alla verticale, però mi immaginavo un pochino meglio, anche se era piccolino, un quattro elementi là, della JJX, come caspita si chiama là, e sono rimasto un po' così, Poi magari attimo se trovo le foto, ve le mando, sia a te Vittorio che a Lamberto, l'antennina è una bella antennina comunque, il mare nel fatto. Avanti Vittorio, scusami, io lo ripeto, ma forse sono un po' da solo, scelto da lontano, però appunto. Va bene, toccava a me, non so mica. Vai, vai. Il microfono e chiedo scusa, che ha fatto che dice anche tanto. Paolo, beh, quattro elementi, io non è che ti voglio demoralizzare, però comunque se ce ne erano un paio in più sicuramente era meglio, ovvio, no? Però. La zona più lunga e più funziona, più elementi già e più va. Però visto che tanto per giocare così va bene, anche per giocare in quella maniera così va bene pure quella lì. Okay. Per il cavallo sono pienamente d'accordo con quello che dice il nostro amico Sandro. A te Sandro, vai per solo Lamberto. Ok, bene, bene, bene. Vabbè, che vuoi fare qua? La vita è così, si fa quello che si può, sai com'è, si va a ballare. Sì, la bomba con la bicicletta. Se ci andavo con la bicicletta ieri sera con la moglie era perfetto. Tu, mia Vittoria. Poi doveva, ieri sera, ballare solo con la moglie oppure con qualche altra amica, sì, però. Tutto tranquillo, poi un tempaccio lì, sai com'è. Questa è la situazione. Oh, ma vi ascolto forte sempre come io. 9:20, ma come serve? Qua stiamo con un filo di volume su 7.400, vi ascolto che è una bomba, ma io devo provare qualche sera sugli 80 metri, perché c'è la stessa. Se è la stessa cosa come si guarda, non lo so. Con qualche sera che siete qua. Qual è la frequenza? Ricordate un po' la frequenza che è 3770, poi ho sentito prima, non mi ricordo. Vai, Vittorio, a te. Buongiorno, USS 9 America, 6 America, contest. Sigil contest, Sigil contest, 9 America, 6 America, 9 America, 6 America, 9 Alpha, 6 Alpha, 9 America, 6 America, contest. Sigil contest, 9 America, 6 America, 9 America, 6 America, 9 Alpha, 6 Alpha, 9 America, 6 America, contest. Le settimane, ma la prossima settimana weekend scendo e mi faccio 2-3 giorni, così apro casa, accendo, perché pure sai che finì di sistemarla, arredarla e poi ma per staccare, proprio staccare a spina fa, stacchi con la testa e torno alle mie origini. Ciao Tizio, ti saluto, grazie, io saluto anche Salvatore, questo è il mio ultimo passaggio. Salvatore, grazie per il video, poi ci si sente comunque sempre sul nostro canale. Un piacere a tutti, buon fine settimana qui da Pescara. Chiude Italia, tu sei Papa, Whisky Sierra, vai sì, per te Salvatore, salutando nuovamente il tecnico di Silvio, che non ci siamo più sentiti, Ciao Silvio, poi ci sentiamo. Avanti Salvatore, cambia.
Potrebbe essere anche questo. Bene, vediamo anche il Maurizio se c'è ancora, se lui ti ascolta, se Maurizio ci sei ancora, dai W4BNT. Certo che ci sono, buongiorno, IU2PBX, poi ti dirai il tuo nome, scusa, non so se ce l'hai detto, ma così almeno ti chiamiamo per nome, non per sigla. Qui Italia 4 America, Canada, Ontario, Maurizio. Sono in Minervio, provincia di Bologna. Minervio si trova a una ventina di chilometri tra Bologna e Ferrara.
Bene nella pianura. Va bene, ho ascoltato che trasmetti dal lago di Como, ti dirai se sei dalla parte di Lecco o no. Insomma, io sono stato lecchese per 5 anni agli inizi del QRL, tanti anni fa, quando ancora non era provincia, ma era provincia di Como. Che voi dite Como e noi invece diciamo Como, e abbiamo la O diversa. Bene, ci dirai appunto qual è esattamente il posto da cui trasmetti. La modulazione direi che è buona, se dovessi dare un voto alla modulazione darei 8.5. Io sono un ex insegnante, quindi vado coi voti. 8.5 perché non è perfetto, è un po' cartacea, ma questo dipende un po' dal filtro, un po' dal microfono, un po' dalla sua modulazione. Comunque direi che è molto presente e il segnale è molto buono, sei 9+10, 9+15 qui in provincia di Bologna. Ho detto tutto, passo il microfono a te, io ero in chiusura, ti ascolto, poi anch'io andrò a QRT. Io 2 PBX e la ruota, 4 Alfa, Charlie Ontario. Bene Maurizio, perfetto, I4 Alfa Charlie Oscar, grazie, arrivi molto bene, io sono sul lato proprio di Como. Sono in località Lenno, in una baita di montagna, prima Eco November Oscar, sulla mia pagina del QRZ c'è qualche foto, e quindi sono di fronte a doveri tu, eh. Sì, beh, il microfono è duro, eccetera, infatti sono un po' su col mic gain, ma quello ok, ci sta, più che altro sono altre le cose che sto guardando, adesso la radio ha fatto un rumore strano, poi si è fermata, sembrava sistemarsi, non lo so, io sono un po' masochista e sono pieno di queste radio qua, e vabbè, e quindi me la devo prendere solo con me stesso. Vi ringrazio, la radio l'ho accesa da poco, quindi probabilmente slitto un po', e comunque mi è stato utile, i vostri controlli mi sono stati utili, perché almeno so che grossi difetti in trasmissione non ce ne sono, questa radio dà quasi 300 watt, quindi il segnale forte si giustifica anche per questo, ho una ProSystel, la cosiddetta cornuta bibanda, e sto uscendo con quella. Ripasso a Gianni, se non sbaglio, IW4, bravo November Tango, IU2PB. Sì. Oh, come si diverte questo qui a mandare il fischio, ma al giorno d'oggi non è che poi dà tanto fastidio, perché con il DNF si toglie, ok, mi convinto di disturbare, però visto che si diverte, IW4 BNT ritornando al 100% Giuseppe, bene, sì, no, per me mi sembra che funzioni molto bene. Sono curioso di andare a vedere che radio ha e che per la potenza, perché 300 watt erano parecchi, ecco. Ok, come si chiama quella radio lì? Ok, è uno Swan 500C con 2 6 LQ6 di... mi sono dimenticato, sono Giuseppe, adesso io ho sentito fisso, pensavo di essermi spostato, ho cercato di ricentrarti, ma probabilmente mi sono spostato, Non so, devo forse rilanciare a Giorgio il K1 Oscar Golf, se mi riceve. Sì, ti ricevo Giuseppe, comunque sì, ero curioso anche di sapere che razza di radio fosse, non so, Radio Valvo, lì so quanti anni abbia, ma se no... Oh, scusate, ho il telefono. Ok, allora riprendo io. Bene, ok, al 100% Giuseppe, è stato un piacere ascoltarti, eh? No, hai fatto benissimo a bussare, vedi, sì, impariamo sempre qualcosa da tutti, Giuseppe. Bene, al 100%, comunque quando vuoi tornare qui noi più o meno i giorni dispari, lunedì, mercoledì, poi oggi invece sabato, noi il sabato siamo qui che facciamo 2 chiacchiere, ok. Bene, no, mi fa molto piacere, poi sono belle quelle radio, le tornare a far rivivere radio, adesso non dico antichissime, ma abbastanza, diciamo, a valvole, per cui siamo all'ordine del 1960, ecco, più o meno.
Noi, almeno io nel 60 avevo 9 anni, per cui non le vedevo sicuramente. E riprenderle in mano, e poi è bello anche ripararle. Poi la nostra passione, Giuseppe, bene. Ok, Maurizio, non so se ci sei ancora, comunque ti saluto, saluto il Giorgio, poi saluto anche il Giuseppe, il microfono, a te Maurizio, se ci sei, se no riprendi tu, Giuseppe, io doppio 4 BNT. Sì, riprendo io per salutare definitivamente, saluto Giorgio, Giuseppe, lieto dell'incontro, buona continuazione lì di prove. Con lo Swan 500 ricordo benissimo l'apparato, perché si collegava al Sud America con la direttiva, con lo Swan 500 negli anni 70, quindi l'apparato lo conosco molto bene. Io andavo a casa di un amico, perché purtroppo nella mia casa non potevo mettere antenne in quel periodo, ero abbastanza giovane, e andavo da lui, aveva lo Swan 500, la direttiva sul tetto, una tre elementi della Mosley, e si faceva il Sud America tranquillamente con dei segnali fantastici. Bene, buon proseguimento di giornata per tutti, un saluto a Gianni, come sempre ci sentiamo lunedì, speriamo di continuare le nostre chiacchiere. Un saluto e il ben arrivato a Giuseppe. A te Giuseppe, buona continuazione di giornata. E Italia 4 Alfa Charlie Oscar va in cuore di te. La temperatura con una sonda esterna che comunica con quella all'interno, è un microchip all'interno, microchip all'esterno, fa chip e chop. Sì, sicuramente, perché là in mezzo alle campagne, hai capito? Mi si è fatto il covid, se andavo lì. Poi? No, stanotte gela. La notte gela e domenica pure, domani sì, sì, Salvatore, ho messo le ruote miste, quelle là, miste termiche, a riscaldamento auto, sì, sono molto rumorose, è meglio sentire un rumore che è tutto fuori.
mai che di quinto fosse ogni ho sentito un rumore. No, ma non ce l'ho le ruote termiche, Salvatore. Ho le ruote normali, l'ho cambiato da qualche mese, sono nuove, Ma poi quando piove io non cammino con la macchina. No, non cammino, cammino con Cugania. Cammino con Cugania? Con Taglia? Sì, sì, l'ho messo. Tutto quasi Doria, carissimo, Salvatore. E come mai? Chi sto porta con voi tu? Rimane a 60, Salvatore, 60, eccolo qua. Non va più di 60 perché poi dopo riprendere la seconda ventola e la seconda ventola non batte mai per dire queste cose. Mi ha chiamato là, noi Stafaglia. Con là con filo storto, con filo che si scalda. Ma che dannata a fare i soldi. Siamo andati a queste piccirelle. Qua fanno buona, se vai subito a rinno. Qua fanno malamente. Fanno a spuzzare, facciamo mettere a rinno. Allora, Luigi... No, ho fatto io. Allora, Luigi mi ha chiamato, ha detto, no, io ti ascolto molto bene. Lima Victor Papa. Luigi da Marignano, quando io ti sentivo molto, sì, ti saluto. Stavo ascoltando con un web sentiere che lui stava in bagno e praticamente tenevo un telefono in mano. Fatto l'altro lì, ma in chiuso dei papà. Luigi, sei in ascolto? Ora riprendo io. Italia Uniform 8, Mike Vittorio Dava, Salvone Pia Luigi, dall'ultima volta a destra, ok? All'ultima volta a destra salutiamo il Luigi, lo salutiamo. Benissimo, benissimo, sì, andò di sicuro, andò, però è strano perché ieri la temperatura non diceva che praticamente, ho letto bollettino che arrivava in maltempo, ma non credevo che la temperatura scendeva così caduccia. Dico, ma tu quando trasmetti sulla UHF? No, dico una cosa, ma quando tu trasmetti Donio, lui c'ha la testa di Albenda. No, ma tu stai trasmettendo col 790? Là? No, ho capito, Salvatore, scusami. No, dicevo, tu quando trasmetti in UHF, trasmetti con il 790? 7,90, sì, perché non va bene. 7,90 è Europa. 7,90 Europa, Mike Vittoria Papa. No, andò, esci una meraviglia col 7,90. Infatti quel rumore non lo sento più di io, ma lì mi sembra che era l'alimentatore che mi dicesti. L'ho cambiato l'alimentatore, Salvatore. Ho messo un altro alimentatore, lo sono andato a prendere dal cinese qua, Il cinese ha degli alimentatori molto buoni. Costa 10 euro, 12 euro, tutto un filo. Ho comprato anche il filo, 12 euro. 30 ampere, 12 euro. Ma non c'è, no, che la vendono in natenda. Che la vendono in natenda. Quando che si brucia? Come giorni? Mi dà l'indifferenziato giovani. Oggi? Le hai detto giovani? Perché se non butti mercoledì è plastica, quella non è plastica, è indifferenziato, quella che non ti differisci, capito? Allora, giovedì... Sì, ma sta successo la buona qua, come sta bello. Come sta bello, ma molto bene, perché quella è una radio grossa,
e poi puoi ricavare un sacco di componenti dall'azienda. Metti via la coppa, no, i viri metti male da parte, no, ma è mai una cosa che sta. Mai una cosa che sta, solo tu, c'è stato in legnamone. No, ma... Non l'hai pigliato, su Tonino Legnamuro, loro. Se voglio sapere dove l'hai preso a questo Tonino Legnamuro, hai capito? Bene, bene, non ti sto calvautando un po' la voce. Guglielmo, non ti metto troppo alla semplice neanche la rata, vieni a perdere la voce, mo' cade improvviso. Caro Antonio, quando hai ieri proprio... ieri sera proprio, stanotte proprio natu. Non mi sento nulla, ci stai a cercare, ma... No, mi chiedo, c'è più che sta la radio? Sentivo stazioni in coppia 40, un gruppo di incendio stima. Ma non mi sento stazioni all'estero. Ma quando piega a me, no, io sono impermeabile sull'antenna.